E siamo all'appuntamento con Leonardo Prascina. Buongiorno Buongiorno Leonardo, Mary. biotecnologo. Lui è il responsabile di un centro a Barletta che è veramente una grande innovazione in campo di ricerca e di diagnosi, perché elabora il DNA, lavora sul DNA. O con una grande collaborazione, perché si avvale, non ci sono qui laboratori di quel genere, vedo No. Leonardo qui intorno, quindi tu hai riferimenti presso l'Università di Ferrara, Esatto, giusto? sì. L'Università di Ferrara, hai collegamenti anche Dove con un Germania? grande centro, Università di Rostock. università, esatto, di Rostock in Germania, Esatto. e quindi la tua collaborazione necessariamente punta fuori dal nostro territorio. Eh beh, in parte sì, in parte no, perché per quanto riguarda la Germania, io praticamente collaboro con l'università per quanto riguarda il discorso delle cellule staminali da cordone umbilicale, Ecco. cosa che in Italia purtroppo è un po' bloccata da burocrazia, da condizioni particolari che purtroppo ci mettono nelle condizioni di doverci, come dire, rivolgere all'estero. Senti, io ho conosciuto Leonardo Prascina davvero in maniera molto casuale. L'anno scorso mi è capitato per le mani un volantino, perché io poi cerco, no, proprio queste cose qui, sono molto curiosa a riguardo. E ho scoperto che c'era questo centro a Barletta a cui era possibile rivolgersi per un discorso di prelievo di cellule staminali. Ed era un momento in cui si parlava molto di questo, perché c'era stato il caso Stamina, perché alla fine, insomma, quando ci si mettono in media poi e cronaca, viene fuori una gran confusione, per cui continuavo a non comprendere esattamente come funzionasse questo meccanismo. E poi ho scoperto che invece la sua è una realtà veramente incredibile, perché poi genetica, che è il nome del tuo laboratorio, si occupa, come vediamo dallo spot, ma come abbiamo imparato a conoscerti nel corso di Mattina Amica, abbraccia veramente una marea di aree su cui poter intervenire se è il caso, ma comunque avere delle risposte Sì. Diciamo per che una, per una migliorare una ho qualità di cercato di vita. mettere a punto quelle che sono le biotecnologie, quelle che sono praticamente oggi le possibilità da questo punto di vista, concentrandomi praticamente su questo campo, e come diagnosi, ma soprattutto anche come prevenzione, Prevenzione. assolutamente. Senti Leonardo, che risposta hai sul territorio? Ma la risposta è più che positiva, assolutamente. Diciamo che probabilmente il fatto che io abbia iniziato proprio dalla Puglia, dalla mia regione, questo mi ha aiutato parecchio, ma senz'altro rispetto al resto d'Italia, la nostra regione, non parlando in particolare della nostra città, ma la nostra regione in realtà risponde abbastanza bene. È ben predisposta la popolazione Alla pugliese comprensione umana. ad affacciarsi e ad avere, come dire, il confronto, ad accettare il confronto con il futuro. Sì. Senti, tu nasci professionalmente come informatore scientifico. Esatto, sì. Ecco. Poi un bel giorno dici: bah, quasi quasi, Ma diciamo che cosa si che è innescato l'informatore nella scientifico, decisione di fare sì. comunque un salto nel buio? Perché voglio Sì. dire, non è che dici, vabbè, è un'attività di routine, come può essere un bel bar, come può essere un bel ristorante o una bella boutique, cioè è un laboratorio biochimico che, insomma, entra in un campo che non è ampiamente conosciuto. Esatto, hai detto prima bene, un salto nel buio, però bisogna saper rischiare. A volte bisogna saper rischiare
mettendoci anche un po' di passione, perché chiaramente altrimenti non si va da nessuna parte. Ovvio. Io sì, è vero, sono nato come informatore scientifico del farmaco, praticamente ero il classico omino con la valigetta che si presentava negli ambulatori a dar fastidio praticamente ai pazienti in attesa, dar fastidio tra virgolette, Chiaro. Chiaramente, perché il lavoro dell'informatore scientifico invece è un lavoro molto molto importante e serio, purché fatto seriamente. Capisco quello che è vuoi dire. È chiaro che pian piano ho cominciato anche a capire che purtroppo l'informazione scientifica del farmaco stava cercando altre strade e l'azienda farmaceutica non aveva quasi più bisogno dell'informatore scientifico puro, ma aveva più bisogno di un intermediario commerciale. E lì ho cominciato a capire che probabilmente il futuro, sto parlando di 12 anni fa circa, il futuro del farmaco o comunque dell'informazione scientifica sarebbe pian piano sceso. Bene, ho avuto ragione, perché oggi molti miei colleghi sono praticamente a casa. E quindi è chiaro che il discorso dell'informazione scientifica si è abbastanza, come dire, ridotta da questo punto di vista. Quindi io ho cercato di mettere a punto quelle che erano comunque anche le mie attitudini, ma anche il mio punto fisso di riferimento, quello della medicina legale, quello delle biotecnologie in generale. E quindi, avendo avuto la fortuna di incrociare un responsabile estero, perché in Italia purtroppo non c'era questo discorso, che si stava cominciando ad organizzare per quanto riguarda il discorso delle cellule staminali, ho iniziato proprio così. Quindi portando, tra parentesi, a Barletta il primo centro di raccolta cellule staminali da cordone ombelicale. Dopodiché poi sono arrivati tutti quanti gli altri praticamente. Senti, intanto che noi chiacchieriamo, intelligentemente la nostra regia ci propone le immagini tratte dal tuo sito, quindi chiunque avesse bisogno di approfondire o volesse capirne un po' di più, vedete, si stanno scorrendo le varie pagine dove è chiaro, è scritto tutto in maniera davvero lineare, molto semplice, molto accessibile. Questa è un'altra cosa che io ho apprezzato molto di te, Leonardo, perché spiegare la genetica nei termini in cui tu lo hai fatto, facendo avere piena comprensione, per me è sicuramente dimostrazione di grande padronanza e di grande conoscenza dell'argomento. Diciamo che l'esperienza che ho imparato facendo l'informatore scientifico, sì, ma sai, anche lì non è che tu parli con i pazienti, tu parli con persone che si deduce dovrebbero essere professionalmente qualificati. Non è facile. E lo so che non è semplice. Sai perché? Non perché hai di fronte una persona qualificata o quant'altro, più o meno che sia. Io ho sempre avuto il rispetto del medico che sono andato a visitare, ho avuto sempre rispetto della professionalità di chi avevo di fronte, cercando sempre di imparare io qualcosa da lui. Mm-hmm. È chiaro, quindi io mi sono sempre proposto in questa maniera. Però qual è il problema? È che tu lì non hai un'ora, due ore, non stai facendo la conferenza, tu hai 5 minuti massimo per poter presentare al meglio un farmaco, le caratteristiche, ma soprattutto come, dove, quando utilizzarlo. E allora ti devi, come dire, addestrare a fare questo. Ecco, e come dicevo, sul sito voi trovate anche i costi, che non è poco, quindi per ogni esame, per ogni analisi a cui state pensando, oltre a tutta la spiegazione del perché, del per come, di come funziona, voi trovate anche il costo, quindi potete andare con un'idea precisa, senza ovviamente cadere poi in quelle sorprese amare, perché uno si fa un'idea. No, basta andare, e invece, c'è scritto sotto prezzi, esatto, e invece anche questo va sottolineato, perché voglio dire, Leonardo, noi viviamo in una giungla, voglio dire,
è un universo che apparentemente sembra facile, ma in realtà in questo universo solo le tigri sopravvivono ed è dura anche per loro, dice un mio carissimo amico, il mio capitano di vita. Allora, io vorrei riproporre con te, se tu sei d'accordo, tutto il discorso riguardante le cellule staminali, certo. Perché noi ci siamo incontrati l'anno scorso, abbiamo affrontato questo argomento, eravamo in chiusura dell'edizione di Mattina Amica e magari non avevamo tanti telespettatori come li abbiamo oggi, non avevamo un supporto web come quello che c'è oggi. A proposito di questo, mi piace insomma dirlo, ma ne parleremo ancora, che il canale di Mattina Amica è andato oltre il milione di visualizzazioni, quindi ci sono sicuramente degli argomenti che attirano di più, però secondo me dipende sempre da come vengono posti. Forse è questo che piace del nostro canale, del nostro programma, perché io ho fior fiori di professionisti ed è grazie a loro che tutto questo può succedere, che come te hanno questa capacità, che è una prerogativa che io cerco in assoluto, la capacità di parlare e di farsi comprendere, certo. Perché altrimenti non ha senso e comunque non è questa la sede deputata a fare discorsi scientifici, voi lo sapete, io l'ho sempre sottolineato. Io ho imparato tantissime cose, sicuramente chi ci segue in maniera abitudinaria. Allora, io, se tu sei d'accordo, riprenderei, o meglio, azzererei completamente quel che c'è stato e comincerei da qui a parlare proprio delle cellule staminali. Sì. Anche perché l'anno scorso io ricordo che ho avuto delle chiamate da alcune associazioni, una delle quali mi ha colpito in maniera particolare, che era l'associazione della sclerosi multipla, era praticamente la sede di Bisceglie, quindi erano delle nostre telespettatrici che ci seguono e che saluto veramente con grande cordialità e affetto, che mi invitavano a continuare su questo argomento, perché quella pare possa essere una porta che si è aperta nel mondo scientifico, nella ricerca, proprio per combattere la sclerosi multipla. Certo. Allora, partiamo dalle cellule staminali. Intanto, come al solito, ti chiedo di dirci che cosa sono le cellule staminali. Allora, guarda, in breve e molto semplicemente, le cellule staminali sono i mattoni del nostro organismo. Può esistere un palazzo senza mattoni? No. Questi sono. In pratica, la loro capacità di autoreplicarsi e creare una copia esattamente uguale a se stessa, da una parte, e dall'altra generare una cellula specializzata a fare un certo tipo di lavoro, che ne so, la cellula cardiaca, o le cellule del fegato, o le cellule nervose, d'accordo? Tutto nasce da una primaria cellula staminale. Questo è chiaro che ha un inizio a livello embrionale. Quindi la cellula, possiamo dire che la cellula staminale è quella che si crea nel momento in cui c'è il contatto tra lo spermatozoo e l'ovulo? Beh, a livello, diciamo, proprio di fecondazione, quindi diciamo nei primi giorni di vita, dopo 15 giorni, quella cellula che poi vedi che comincia a scindersi nei filamenti, morula, blastula, eccetera, sempre dopo 15 più giorni, grandi, più esatto, dopo 15 giorni dalla fecondazione, praticamente noi abbiamo già non puoi ancora vederlo a occhio nudo, è chiaro, abbiamo già le prime cellule embrionali. Ecco. Cellule che tra l'altro non possono essere utilizzate per fini di ricerca, perché oggi c'è purtroppo una, e credo anche giustamente, un divieto nell'uso di cellule staminali embrionali, perché poi di cellule staminali adesso vedremo, ce ne sono di tanti tipi. Sì. Vediamo un pochettino esattamente qui in questa immagine,
come esattamente quando arriviamo alla blastociste, stiamo circa 15 giorni dalla fecondazione, come dicevo prima, quelle cellule che vediamo, esatto, sono un accumulo praticamente di cellule embrionali che si stanno già sviluppando, riproducendo, si stanno già sviluppando, quelli sarebbero praticamente i foglietti dal quale poi praticamente verrà fuori l'embrione, ecco, d'accordo? Sì. E quindi diciamo il feto che si va a costituire, eccetera, eccetera. Lì stiamo già parlando di cellule staminali, embrionali. Capiamo bene che se la ricerca dovesse lavorare su quelle cellule, sì, deve praticamente sacrificare la blastocisti. E quindi una nascita. Quindi eticamente questo è giusto, non è non corretto, è corretto, ma no, non è ma ci mancherebbe. E quindi è chiaro che si vanno a raccogliere altri tipi di cellule che nella fattispecie io raccolgo dal sangue cordonale, cioè dal sangue che dopo la nascita, dopo il taglio del cordone, magari anche già dopo l'espulsione della placenta da parte della mamma, rimane in questo funicolo che in realtà andrebbe buttato nell'immondizia. Ecco. Invece che buttarlo nell'immondizia, noi lo raccogliamo e cerchiamo di studiarlo, capendo se in realtà ha le caratteristiche per poter essere riutilizzato per un eventuale trapianto. Allora, quindi ora stiamo parlando di quelle che si prendono dal che cordone ombelicale. Che non sono embrionali, quindi le cellule che noi raccogliamo dal sangue cordonale non sono assolutamente cellule embrionali. Dopo che il bambino dopo è nato. Dopo che il bambino è nato, dopo che è stato tagliato, il bambino è già a lavaggio, respirazione, eccetera. Quindi il cordone ombelicale non appartiene più al bambino e né tantomeno alla mamma. È un processo che praticamente si sviluppa molto spesso anche su un tavolino, voglio dire. Quindi ecco, è assolutamente innocuo, non crea danno a nessuno. Va bene. Però è chiaro che le cellule che noi troviamo lì dentro non sono cellule embrionali. Sono cellule adulte di tipo, devo permettermi di usare il termine giusto, emopoietiche. Cioè, tanto per capirci, sono le stesse cellule che si prelevano dal midollo osseo, lì dove ci dovesse essere una problematica di patologie oncologiche del sangue. Perché oggi le cellule emopoietiche e quelle del midollo e quelle del sangue cordonale ci permettono di intervenire su questo tipo di patologie. Ah, ecco, vedi, quindi le cellule seminali sono di tipo emopoietica, sono cellule che sono in grado di riprodurre gli elementi del sangue. Ma pensa. E tra l'altro, quando si parla di trapianto, magari uno pensa chissà che cosa, no? Guarda, qui abbiamo la possibilità di vedere un prelievo di quelle stesse cellule dal midollo osseo, cioè lo prendiamo dalle ossa in pratica, sì, ed è purtroppo un intervento questo abbastanza invasivo. Sì. Okay? Intanto il problema è trovare il compatibile e poi trovare la persona che poi si presti a effettuare questo prelievo, perché che non lì è semplice ed è anche abbastanza doloroso. Lì si interviene direttamente sulla persona donatrice, praticamente. Quindi sulla colonna vertebrale. Non definitivo, non proprio lì, si cercano ossa un po' più... Ecco. Sì, esatto. Ma io invece sai che avevo una cosa assurda nella testa invece, no? Immaginavo una grande siringa che veniva inserita tra le vertebre. Sì, ma diciamo quello è pericoloso, diciamo, cioè si cerca di prelevare il midollo da altri settori, che però in realtà non sempre è possibile, poi dipende anche dalla persona, eccetera, eccetera. Ma la difficoltà di recuperare il midollo, che poi non sempre si riesce a recuperare in quantità, diciamo, eccessiva, sta anche in un, giusto per farti capire quanto sia complessa e difficile la cosa, sta anche in un atto fisico del medico che deve aspirare questo midollo. Il medico dopo un'estrazione di midollo osseo è stanco, cioè
È un'aspirazione, ci vuole anche forza. Veramente? sì, assolutamente. Perché non è colloso, come quello che noi vediamo non degli animali. Non è un processo... Assomiglia come consistenza a quello che noi vediamo, sappiamo... Ecco, bravo, quindi è proprio così? Sì, esattamente. E quindi il medico deve andare proprio nelle trabecole, deve cercare di aspirare, cioè denso, cioè non è sangue, d'accordo? Quindi c'è anche, come dire, questa difficoltà nel recuperarlo, ok? Quindi noi dal sangue cordonale evitiamo tutto questo. Abbiamo un sangue pulito, abbiamo delle cellule staminali pulite, quindi non hanno un vissuto immunologico. Abbiamo delle cellule che possiamo già, senza dar fastidio a nessuno, conservare e gestirle nel miglior modo possibile. Allora, io ti fermerei qui, perché qui naturalmente apriremo una serie di quesiti e di domande. Invito naturalmente le nostre amiche a casa o chi comunque ci sta seguendo, qualora avesse delle domande da fare, a servirsi della nostra email che vedete in sovrimpressione, del nostro numero telefonico per mandare un SMS. Io naturalmente porrò poi le vostre domande al dottor Prashina e lui cercherà sicuramente di darvi risposte. Però per questa mattina ci dobbiamo salutare, caro. È finito il nostro tempo, è stato un buona piacere, giornata a voi. Come sempre, essere con te. E adesso diamo la linea alla regia, qualche minuto di pubblicità e poi vedremo insieme qualche curiosità che ci arriva direttamente dall'ultimo salone del mobile che si è appena chiuso. Grazie alla nostra interior designer Rosalba Torre. Ci vediamo tra qualche minuto.